Ci colleghiamo con il segretario generale della UIL di Basilicata, Vincenzo Tortorelli. Lo salutiamo, buongiorno e bentrovato. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti i telespettatori. Ecco, segretario, avete ancora una volta nella giornata di ieri parlato di Stellantis, chiedendo all'azienda di fare chiarezza sulla questione degli investimenti. Che cosa sta accadendo in queste ore? E cosa sta accadendo? Sta accadendo che noi stiamo chiedendo con forza un'attenzione importante sullo stabilimento più importante del nostro paese del Mezzogiorno, lo stabilimento che sarà attraversato da un processo della transizione energetica con un piano industriale che prevede la produzione di modelli full hybrid, e la UIL sta chiedendo alcune cose, partendo da un primo aspetto: creare le condizioni perché a Melfi, oltre i quattro modelli già previsti nel piano industriale, si aggiunga un altro modello. Questo per garantire i volumi, diciamo, importanti, ma nello stesso momento chiediamo chiarezza anche sulle prospettive occupazionali dei lavoratori del Stellantis e dell'indotto. Chiediamo al presidente Bardi di convocare un tavolo sull'automotive. Avremmo gradito che ci fosse stata una convocazione prima che andava a sedersi al tavolo a Bruxelles, anche per fare il punto della situazione, ma questa è stata un'altra occasione mancata. Insomma, un processo industriale che coinvolgerà e toccherà migliaia di lavoratori, ma non possiamo arrivare impreparati. Un'altra cosa, la politica ha deciso che dal 2035 non si producono più macchine con motori endotermici. Questa condizione per noi è una condizione che stiamo subendo, però la politica ci deve dire come si gestisce questa fase. Non può essere pagata solo dai lavoratori e dai cittadini. Bisogna accompagnare questi processi senza traumi per i territori. E quindi noi su questo vorremmo discutere con un'idea di proposta, e soprattutto c'è l'avvio dell'area di crisi complessa, e avviare una discussione su questo importante, diciamo, strumento per governare alcuni processi che possono coinvolgere gli stabilimenti attraverso soluzioni programmate. E un altro aspetto, il metodo della programmazione. Non si può gestire tutto in emergenza, non aspettiamo che le cose accadano, ma anticipiamo le scelte programmandole, investendo bene le risorse e tutelando i lavoratori. E a Stellantis chiediamo chiarezza sulle prospettive, di avviare subito un confronto con i lavoratori. In questi giorni abbiamo avviato la clausola di salvaguardia per un processo di confronto all'interno dello stabilimento sui trasfertisti. Aspettiamo 24 ore, se non ci sono risposte, anche il sindacato è pronto a mobilitarsi. E un altro aspetto, lo voglio dire infine, per un invito a tutti i sindacati, a tutte le organizzazioni sindacali: bisogna essere uniti in questo momento. Un messaggio importante: l'unitarietà è fondamentale, non serve dividersi in questo momento, nessuno ha la verità in tasca, però credo che l'obiettivo importante è dare un segnale forte, unità sindacale, condivisione degli obiettivi, discussione di merito, anche se siamo divisi su alcune questioni, ma discutiamo, confrontiamoci e dobbiamo essere uniti per vincere quest'ennesima battaglia per la Basilicata. Certo, segretario, infine chiuderei proprio con una riflessione su quanto ha anche dichiarato nelle scorse ore, ad esempio sulla Gazzetta del Mezzogiorno, nel corso di un'ampia intervista fatta dal collega Massimo Brancati. In particolar modo è intervenuto spiegando che servono gli Stati Generali del Sud, ribadendo ancora una volta il no all'autonomia differenziata. Lo stiamo dicendo da tempo, esatto, la UIL ha un'idea chiara su questo aspetto. Noi non possiamo accettare un modello di un paese che si divide in questo momento. L'autonomia differenziata può essere la mannaia, il colpo decisivo per il Mezzogiorno, per il Sud, che da anni aspetta un cambio di passo. Noi chiediamo a questo governo di prendere una posizione chiara, di guardare il paese non in maniera capovolta, ma bisogna ripartire dal Sud, investimenti sul Sud, e non ragionare sempre sulle logiche sbagliate, dei tetti di spesa, tagli regionalistici. Adesso bisogna investire sull'occupazione, sui giovani, su un territorio e sui territori che hanno dimostrato in questi anni di saper fare le cose. Quindi l'autonomia differenziata, questo progetto va bloccato, va messo da parte, e bisogna ragionare in termini diversi. È un progetto per un Sud, un patto per il Sud,
tutti i governatori, tutte le regioni devono stare insieme. Il mezzogiorno non può essere visto come tanti mezzogiorni, ma solo l'insieme delle nostre regioni possono cambiare il volto del mezzogiorno in maniera determinante per il futuro di tante persone. E noi lo chiediamo, l'abbiamo chiesto con forza e continueremo a farlo. Alle mie spalle c'è il manifesto del nostro congresso, l'abbiamo messo qui sotto la sede della UIL, e questo è il momento per cambiare le cose. O le facciamo adesso o dopo sarà troppo tardi. Grazie segretario, buon lavoro e come con la stessa passione di sempre, grazie. Grazie a voi e grazie per l'invito, buon lavoro anche a voi.